Ricoletta fa un incontro con gli studenti, la popolazione di Macerata e presenta un libro, Ho imparato. Che cosa hai imparato in questo anno? Intanto tante cose, ho imparato che imparare è la cosa più importante di tutte. È in un momento nel quale la conoscenza viene messa in discussione, si pensa che su internet uno trova le risposte, quindi tanto vale non faticare più di tanto. Io penso invece che imparare sia quanto mai importante e faticare per imparare sia molto importante. E poi l'altra cosa che ho imparato in questi anni fuori dalla politica attiva, lavorando con i giovani, è che è il tempo di pensare all'impensabile, è il tempo di non mettersi limiti, è il tempo di ragionare su cose sulle quali si pensava fosse assolutamente inimmaginabile. E il tempo di oggi invece consente di fare grandi cose e bisogna lavorarci. I giovani come si pongono di fronte al futuro loro, ma anche al futuro dell'Europa? Io sono un grande fan della generazione degli attuali ventenni. Sarà perché lavoro con loro sia in Italia sia nell'università dove lavoro a Parigi, ma trovo degli studenti, dei ventenni dovunque con una marcia in più e possiamo solo sciuparli, questo è quello che io mi sono detto tante volte. Se invece li aiutiamo a dare il meglio di loro stessi, a essere fiduciosi, e soprattutto creiamo un sistema che non premi solamente le altre generazioni, come purtroppo sta avvenendo, e li spingiamo a ritornare quando vanno fuori. Se facessimo così, allora credo che avremmo, il nostro paese avrebbe grandissime chance. In ultimo, qual è un incentivo educativo, un incentivo perché questi giovani si assumano delle responsabilità? Ma secondo me l'incentivo principale è che facciano un'esperienza all'estero già nella scuola, durante la scuola secondaria, perché troppo spesso questo è soltanto un'opportunità che hanno i ragazzi delle famiglie agiate, che hanno i genitori che gli fanno fare un'esperienza all'estero, ma noi dobbiamo far sì che sia per tutti, ecco perché la proposta più forte che io mi sento di fare è bisogna trasformare l'Erasmus e fare dell'Erasmus un'occasione per gli studenti delle secondarie superiori, obbligatoria, tutti gli studenti di 16 anni facciano un'esperienza di 2 mesi, di 3 mesi in un'altra scuola europea, pagata dall'Unione Europea. Sarebbe una grandissima e fantastica occasione per loro, per le famiglie, un modo per riconnettere la nostra società.